Serie in città ma immersi nella natura. Le terme della Salvarola sono dietro l'angolo e ti aspettano per la salute, il benessere e la remise in form. Nel grande parco fra Vigneti e Oleandri, piscine termali a varie temperature, percorso vascolare, quattro palestre, sauna e bagno di vapore, solarium nel giardino della nuova piscina termale all'aperto e centro di estetica termale sensoriale. Trova il percorso mirato su misura per te o goditi semplicemente una giornata nelle piscine termali. Buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione di Sasuolo Oggi TG. Iniziano i lavori di costruzione della nuova sede della scuola primaria Vittorino da Feltre. Per fare spazio alla nuova struttura si procederà con la demolizione dell'ex mensa San Carlo nel quartiere Braida. Il nuovo edificio nasce sul modello di scuola civic center, sarà infatti presente una palestra fruibile in orario extrascolastico e diventerà un centro aperto alla cittadinanza. Il costo complessivo per i lavori è pari a 4 milioni e 350 mila euro. Anche il consigliere di Forza Italia Claudia Severi si unisce al cordoglio per la scomparsa di Mario Cardone. Se ne va un pezzo della nostra città e della nostra storia, scrive Severi. Nell'unirci al grande lutto della famiglia a cui vanno le nostre più sentite condoglianze, esprimo profondo dolore per la perdita di un amico stimato, spesso a fianco di tante battaglie politiche condivise seppur da posizioni diverse. Caro Mario, ci mancherai e se anche ora tu sarai libero e felice in cielo, qui in terra, lasci un gran vuoto. E ora passiamo allo sport. Si giocheranno allo Sporting Club dal 29 agosto al 4 settembre i campionati italiani di tennis under 13 maschile. I dettagli nel nostro servizio. Bazzani, c'è alle viste un'altra bella novità, lo sporting con una manifestazione a livello assoluto. Sì, siamo molto contenti di ospitare i campionati italiani. Under 13, che sono la manifestazione più importante a livello giovanile per questa categoria e siamo molto contenti che la federazione abbia creduto ancora in noi e ci abbia assegnato questo torneo importante, in particolar modo perché possiamo schierare alcuni nostri portacolori, appunto, i Sassolesi Doc, ok, qui accanto a me. Albinicolini che farà parte del tabellone principale insieme a Mattia Lometti e nelle qualificazioni avremo anche Alessandro Ferrari e Leonardo Ballarini che in seguito alle liste avranno buone chance di entrare nel tabellone di qualificazione che si disputerà sabato e domenica. Diciamo un'assegnazione meritata perché nelle altre manifestazioni la federazione che tiene conto di tutto ha visto come ci si comporta qui a Sassuolo. Sì, certamente, noi siamo un circolo di riferimento per la federazione eh, negli ultimi anni e desideriamo continuare sia a livello organizzativo che a livello di manifestazione di crescere sempre più, perché comunque adesso il tennis con la selezione della Coppa Davis delle Finals in Italia a Torino sta andando sempre più di moda, insieme anche al paddle, e quindi noi cerchiamo sempre di avere eventi che producano immagine e portino molto pubblico all'interno del nostro club. Crescere questi giovani eh, dà soddisfazione perché poi alla fine qualcuno arriva anche ad affacciarsi nelle serie quelle che contano. Esattamente, noi siamo partiti due anni fa con un progetto che è il progetto PRO, okay? l'obiettivo eh, del progetto PRO è proprio quello di crescita dei futuri giocatori che possano giocare nelle squadre dello sporting. Un nostro obiettivo appunto è schierare, qui ho di fianco Albi, ma Albi e gli altri ragazzi che fanno parte dell'agonistica, il nostro sogno, la nostra missione è quella di far sì che questi ragazzi possano giocare nelle nostre competizioni di Serie 1, Serie 2 e Serie B1 femminile. E quindi questo è il nostro primo obiettivo perché loro sono l'essenza del club e noi siamo una grande famiglia. Ultima cosa, ricordiamo che l'accesso è gratuito e libero a tutti, quindi possono venire eh, a vedere la competizione liberamente tutti. Certo, eh, inizieranno le qualificazioni sabato mattina a partire dalle ore 9 su tutti i campi in terra dello Sporting, l'accesso è gratuito e aspettiamo numerosi, oltre gli addetti ai lavori, anche il folto pubblico per vedere le star del futuro. Albi eh emozione ma nello stesso tempo determinazione per affacciarci eh, a, livello, a livello individuale a questa competizione. Sì, è molto bello che si, si disputino gli Andre 13 a Sassuolo sia per comodità che anche per l'atmosfera che ci sarà qui nei prossimi giorni. Eh, molto bello, spero di fare un bel torneo. Tu non sei nuovo però a questo tipo di competizioni. No, hanno già fatto un tennis Europe qua a Sassuolo poco tempo fa. È andato abbastanza bene e è stato molto bello. Qual è l'obiettivo per questa volta? Oddio, sperare di riuscire a passare uno o due turni e anche in doppio con il mio compagno, riuscire a fare un bel torneo. Inaugurato ieri con gli incontri tra Sassuolo e Spalle Bologna e Modena l'undicesima edizione del Memorial Previdi. I Nero Verdi hanno vinto 2-0 il Bologna 3-1. Questa sera sono in programma ben 4 incontri: Spal Torino alle 19.30 allo Stadio Ferrari di Maranello, Modena Reggiana alle 20:30 allo Stadio Zanti di San Michele e alla stessa ora Sassuolo Lugano allo stadio Spazzoli di Sassuolo. Match di chiusura tra Roma e Bologna nuovamente al Ferrari alle ore 21. Anche per questa edizione di Sassuolo oggi TG è tutto. Vi ringraziamo per essere stati insieme a noi. Vi diamo appuntamento come sempre a domani. Buona serata.